Ciao ragazze, oggi parliamo dei miei rossetti estivi preferiti, quelli che utilizzo di più appunto durante il periodo estivo, quando fa caldissimo, qua oppure quando vogliamo uscire la sera tutte belle infighettate, che vogliamo andare a farci un bel giro, farci notare con questi bei rossettoni, wow! Io normalmente trucco di più gli occhi, uso dei rossetti un pochino più tenui, però d'estate mi piace invece usare un po' di più e quindi vi faccio vedere i rossetti che uso da un po' di tempo, alcuni li ho da alcuni anni, altri sono acquisti più recenti, però volevo appunto mostrarveli per magari darvi un po' qualche spunto di ispirazione. Anzi, poi sono curiosa di sapere i vostri rossetti preferiti, quindi se avete dei rossetti estivi che secondo voi sono adatti per il periodo estivo e volete farmi spendere un po' di soldi, lasciatemi qualche consiglio qui sotto sull'info box. Allora, partiamo col primo rossetto. Parto diciamo dai più tenui fino ad arrivare a quelli più intensi. Il primo che vi faccio vedere è un rossetto di Essence, fa parte della linea base. È questo qua. È il numero 1 Coral Calling. Questi rossetti sono molto carini perché costano pochissimo, circa 3-4 euro. Hanno un'ottima durata, sono molto cremosi, non vanno nelle pieghe, quindi mi piacciono molto come rossetti per tutti i giorni, diciamo. Vi faccio vedere lo swatch qua sulla mano. È assolutamente un rosa corallo. Eccolo. Molto carino. Secondo me con i trucchi da ufficio, i trucchi abbastanza soft, sta benissimo. Se non si sa che cosa mettere, è uno dei primi rossetti che mi capitano tra le mani normalmente, quindi mi piace molto. Poi invece vi faccio vedere due rossetti di Revlon. In realtà sono i matti toni che fanno parte della linea Color Burst matte, quindi quella opaca, non quella diciamo normale. Mi piace molto questa formulazione perché sono assolutamente opachi, ma molto molto confortevoli, non seccano le labbra per niente. Io sono fortunata perché non ho grossi problemi di secchezza delle labbra, quindi bene o male i rossetti su di me difficilmente fanno quell'effetto un po' in carta pecorito, però questi devo dire che veramente è come non averli, cioè si applicano, si asciugano immediatamente, si applicano molto bene, quindi non fanno fatica a scorrere, però sono molto carini. Questo qui è il numero 210 Unapologetic. Ed è sempre un corallo, però un pochino più intenso. Ve lo faccio vedere, questo qua sopra. Ha molto più rosa al suo interno, come potete vedere. Mi piace molto magari abbinarlo a una semplice riga d'eyeliner senza fare grandi cose. Carino, soprattutto con l'abbronzatura, risalta tantissimo. Stessa cosa che mi piace molto con l'abbronzatura è l'altro, che è il numero 240 Striking. Vi faccio vedere anche questo ed è un rosso aranciato, però non è particolarmente intenso, quindi secondo me per il giorno, eccolo qua, va benissimo, è molto carino anche questo. Ripeto, super confortevoli, hanno un costo medio, diciamo sui 10-11 euro, io li trovo alla Coin. In realtà questi li ho ordinati su Boots, sì, il solito sito da cui compro sempre inglese, perché alla Coin di Genova non è che ci sia tantissima scelta, o tutte li vogliono, tutte li comprano, però io non è che ne ho trovati granché e quindi avevo visto questi colori su alcuni video di altre YouTubers che seguo e li ho acquistati online. Poi, rimanendo sui rosa e andando un pochino su invece i brand di lusso, mi sono fatta un regalo all'inizio di aprile per il mio compleanno e mi sono comprata il mio primo rossetto Chanel. Questa è la linea Rouge Allure Velvet, quindi stiamo parlando sempre di rossetti opachi, però non particolarmente opachi, nel senso che sono molto cremosi. Ve lo metto al centro, vicino a quello di Revlon, per farvi vedere che siamo sulla stessa tonalità di colore, però eccolo qua, leggermente più cremoso, ecco, tra i due. Anche questi sono rossetti assolutamente super confortevoli, ma veramente tanto.
Io ritengo che valgano il prezzo che hanno. Non ho provato altri colori, non so se tutti i colori hanno questa resa, ma questo è veramente bello. Forse adesso che comincio, anche se non sembra dalla videocamera, ad avere una lieve abbronzatura, rende di meno. Quando avevo la pelle ancora molto chiara, quindi proprio all'inizio della primavera, risaltava moltissimo perché faceva proprio quell'effetto un po' labbra fragolose, no? Un po' tipo labbra da bambino, molto bello. Un altro regalo che mi sono fatta, non per il mio compleanno, ma perché io tutti i mesi mi faccio dei regali, perché diciamo la verità, mi voglio molto bene, mi sono comprata un rossetto di Marc Jacobs. La linea make-up Marc Jacobs si trova qua in Italia da Sephora e è stupenda, cioè andate a vedere i packaging, vi viene voglia di comprare solo per il packaging, lo so che non si fa, non si dovrebbe fare, però veramente anche questo, guardate che carino, con questo specie di bottoncino che poi non so perché, ma non si schiaccia, così, per bellezza. Lo aprite, poi è bello perché ha, diciamo, la chiusura magnetica, quindi si chiude da solo, in borsa non rischiate che vi si apra, quindi veramente sono ben fatti. Questo è il numero 236 So Sofia e siamo sempre su questi rosa un po' fragolosi, intensi. Ve li metto vicini per farvi vedere proprio la differenza tra i tre, vedete che andiamo sempre un po' a scurire, ecco. Questo è veramente intenso, quindi io lo uso più che altro soprattutto la sera, perché tra l'altro ha una formulazione talmente cremosa che bisogna fare attenzione nell'applicazione, perché se calcate troppo la mano rischiate di fare un pasticcio, sia che diciamo tenda un po' a sbordare leggermente, non perché non sia di buona qualità, ma anzi proprio perché è talmente cremoso che ne basta veramente, cioè proprio in una passata, vum vum vum, fatto. E quindi sono veramente rossetti ottimi, per non parlare della durata, perché veramente tingono le labbra, quindi se voi mangiate, bevete, vanno via in modo molto omogeneo e non si trasferiscono, nonostante sia così cremoso, perché poi dopo un po' si asciuga un pochino. Molto bello. Invece, andando sul rosso, vi faccio vedere due colori un po' opposti. Il primo è un matitone di NARS, che è un rosso aranciato, ed è il Velvet Matte Lips Pencil nel colore Red Square, ed è proprio il classico rosso aranciato, anzi direi che è quasi un arancio proprio. Mi piace un sacco, anche questi rossetti sono opachi, non ho colorato il centro, c'era il buchetto. Molto molto intenso, anche questo lo uso più che altro di sera, e questo qua è veramente stupendo se siete abbronzate. E poi io trovo che sulla mia carnagione, quindi con gli occhi chiari, la mia carnagione è chiara, quindi mi abbronzo molto, però è una abbronzatura dorata, e appunto dicevo con gli occhi chiari, questi tipi di rossi così aranciati facciano un contrasto molto carino, mi piace molto, risaltano molto gli occhi, e quindi tendo sempre, se devo scegliere un rosso, come potete vedere anche quello di Revlon, soprattutto per l'estate, cerco di andare sui rossi più aranciati. Invece questo qui di Clinique, che è un recente acquisto perché fa parte della linea, c'ho la luce davanti, non si vede una mazza, ecco, vedete la scritta, della linea Pop. Possiedo già i blush di questa linea che sono fantastici. Hanno creato anche i rossetti in varie colorazioni e io ho preso il numero 8 Cherry Pop, che ha veramente un rosso ciliegia, come dice il nome. Questo è molto bello, lo avevo nel video, nel primo video che ho fatto, quello sui prodotti terminati. Se volete andare a vedere, vi metto il link qua. Questo è proprio un rosso ciliegia, quindi più a base fredda. Anche questo è molto bello. Mi piace soprattutto quando mi vesto, per esempio, così di blu, questi colori un po' scuri, magari appunto truccando poco gli occhi, mettendo questo rossetto bello intenso di sera, mi piace tantissimo. E quindi niente, questi erano i miei rossetti estivi preferiti. Spero di avervi fatto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!